Purtroppo il calcio va così, credo che il pareggio era il risultato più giusto e quello, anche quello che aveva detto il campo. Poi chi fa gol vince, ha ragione, chi sta qui e chi ha perso, adesso devi spiegare perché ha perso. Quindi, però penso che proprio così, abbiamo avuto un netto dominio noi il primo tempo, il secondo tempo è stata una partita più equilibrata, anche se qualche occasione l'abbiamo creata lo stesso, però poi su questo cross dalla destra, non so che è successo, ci siamo persi qualche marcatura in area e c'è stato il loro gol. Sicuramente una cosa è che il secondo tempo, per un motivo o per un altro, non siamo stati brillanti come il primo, e quindi anche se abbiamo cambiato tutti e due, tutte e due le squadre hanno giocato per poi giocarsi la partita con dei cambi finali, quindi noi abbiamo fatto entrare due punte, loro hanno fatto entrare Gatto e Belafante lì. E quindi voglio dire, è stata così, però ci dispiace dover ancora perdere questa partita e niente, sicuramente dobbiamo continuare a lavorare senza buttarci giù e cercare di analizzare qualcosa che non va, che sicuramente qualcosa che non va c'è, anche se come insomma, giustamente dite, il risultato più giusto era un pareggio. Che cos'è che le ha fatto più male perdere questa partita? Dove, come? Beh, intanto perdere e vincere non è la stessa cosa, quindi perdere così in casa, dopo comunque un primo tempo giocato non in maniera eccezionale, però con il dominio del gioco, poi il secondo tempo ci siamo abbassati senza, magari inconsciamente, perché, ma non è che è stata una partita veramente equilibrata, che è difficile spiegare come. Perché si è perso, però poi alla fine nel calcio contano i risultati e così va. È una partita dove potevamo segnare noi, potevano segnare loro, ma non per le occasioni create da ambo le squadre, ma per colpi di così, per colpi isolati, come è stato. E noi veniamo dalla sconfitta brutta di Riccione, anche questa, adesso dobbiamo assorbire il colpo e pensare a lavorare durante la settimana. Mancato un pizzico di fortuna, magari il tiro di Broia e la parata di Serra, poi poco dopo anche quel tiro che è finito di pochi centimetri nel primo tempo, Sì, dove il piede è stato un po' impalpabile nella parte offensiva, che trovava il gol, forse si poteva gestire. diciamo, ci sono state queste due occasioni, poi due o tre palle sono passate in area di rigore, non abbiamo fatto gol, abbiamo cercato di creare essendo più coperti del solito, e questo magari ci ha fatto creare meno occasioni da gol, ma non abbiamo sicuramente concesso nulla. Poi il secondo tempo è così, è andata così. Non c'è una spiegazione, che non riesco a darmi una spiegazione adesso logica su quello che è stato il secondo tempo, anche perché anche il secondo tempo secondo me è stato molto equilibrato come il primo. E quindi nell'equilibrio loro hanno trovato questo gol e va così.